Ciao a tutti, bentornati in Tessila News. In questo video analizzeremo nel dettaglio il Mars, un filato che in un certo senso possiamo definire da 100. Perché? Perché 100% made in Italy, 100% lana, 100% garanzia di qualità. Le premesse sono davvero ottime, ma andiamo per gradi. Vediamo nel dettaglio questo filato, soprattutto lasciamoci incantare dai suoi magnifici colori e poi torniamo con i vari suggerimenti e le preziose informazioni. Guardiamo il Mars. Eccolo qui il nostro Mars. Allora, si presenta così in gomitoli da 150 grammi per una lunghezza di ben 240 metri. È un 100% lana per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 5,5-6,5 oppure dei ferri 7-8. I colori sono davvero tanti e poi li andremo ad analizzare nel dettaglio, ma prima qualche consiglio per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo sicuramente di lavarlo ad una temperatura non superiore ai 30 gradi. È possibile riporlo ad asciugare in una posizione piana, lontana da fonti di calore eccessive, ed è meglio invece evitare l'asciugatrice. Non è possibile utilizzare il tetracloroetilene, ma è possibile utilizzare invece tutti gli altri solventi, ma non è possibile candeggiarlo. È possibile invece comunque stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, sempre apponendo un panno di protezione. Adesso analizziamo però i colori nel dettaglio. La variante che vediamo qui è la variante smeraldo, in cui ovviamente nella parte esterna c'è appunto proprio il colore smeraldo e nella parte interna, piano piano, come vediamo sul nostro telino, ci si avvicina ad un bel colore vinaccia, molto molto intenso. Qui invece abbiamo l'avio, il colore quindi centrale e che poi piano piano sfuma verso questo verde che in un certo senso possiamo definire militare. Qui invece abbiamo il cipria, che possiamo vedere soprattutto sul telino, queste venature cipria che vanno verso il marrone ma anche poi verso il beige, quindi tonalità un po' più chiare che si vedono benissimo nella parte esterna di questo gomitolo. E qui vediamo il nero, che è molto evidente nella parte centrale del gomitolo e che poi sul telino possiamo vedere lentamente sfocia verso un grigio più chiaro. Qui invece il nome che viene dato a questo gomitolo è la parte centrale, appunto il coccio, che vediamo poi sfociare lentamente verso un illuminatissimo giallo. E concludiamo con il ciliegia, che vediamo ecco essere il colore predominante nella parte esterna del gomitolo e che poi invece sfocia verso un grigio antracite, diciamo, che quindi va bene in contrasto con il ciliegia per l'appunto. Le cose da dire a proposito del Mars sono davvero tantissime, ma cerchiamo di focalizzarci sui punti più importanti, a partire proprio dai colori. Colori studiati sapientemente all'interno dei laboratori Tessiland. Sembrano 6, ma in realtà sono molti di più. È un bellissimo mix con il quale potrete anche giocare, magari utilizzando più sfumature o magari anche scegliendo quale tra le due sfumature far prevalere. Perché vedete, all'interno del gomitolo ci sono, diciamo, due varianti di colore e questo vi consentirà di far sì che potrete scegliere quale tra le due far prevalere semplicemente aggiungendo un altro gomitolo e scegliendo se inizia dalla parte centrale oppure dal colore esterno. Potrete insomma scegliere colori poi oltretutto atossici, e quindi cosa significa? Che questo fattore, unito al fatto che sia un 100% lana e quindi fibra del tutto naturale, vi consentirà di far sì che il Mars potrà essere utilizzato anche per le pelli più delicate, quindi per creazioni che siano tute o copertine per i più piccoli, dai neonati o ai bambini un po' più grandi. E poi altri fattori importanti sono il fatto che sia comunque un prodotto mulesing free e quindi a impatto zero, perché l'attenzione all'ambiente che Tessiland ripone è sempre presente negli articoli di punta. E poi il 100% made in Italy, quindi dal momento in cui viene pensato, elaborato, proposto, fino a quando non arriva nelle vostre case, questo articolo è realizzato interamente in Italia e lo rende davvero imbattibile, perché viene proposto
proposto ad un prezzo unico. E infine la morbidezza, Savasandir, un 100% lana, ma che vi permetterà di realizzare delle creazioni che potranno davvero esplodere con queste sfumature di colori e con questa morbidezza, soprattutto dopo i primi lavaggi. Un prodotto davvero unico, con il quale potrete realizzare maglioncini, dei bei vestiti o dei bei cardigan da poter abbinare magari a qualcosa in tinta unita. Insomma, le creazioni sono davvero tantissime. Termino qui, poi sta a voi provarlo e verificare che quanto detto merita ed è sicuramente vero. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo articolo. Ciao!